C'è l'integrazione con Maps. Qua c'è molta meno elettronica, questo è proprio motore e basta. Beh, avrà le varie mappe o... Zero. Dovrebbe darti fastidio questo. Ma no, tanto io sto sempre avanti. Qua invece c'ha mappe... Sì. Adesso è in sport, che è quello più piacevole. Mm. Altrimenti va messo in user e poi... È customizzabile. Strippando, sì, lo customizzi, però... No, ma sport... L'unico motivo è quello di togliere il controllo della trazione. No, a me va bene con... di là, cioè... Tanto non è troppo invasivo di solito. No, così guarda, questa è una moto che potresti... Appena sali e parti dici potrei andare alla Conad a fare la spesa con questa moto. Andiamo lì un paio di chilometri giù, torniamo su. Sì, dai, quanto tocco già meglio, sta qua è più bassa. Molto agile. Peccato che si sente di volo baricentro alto. Sì? Ferma già, anche questa. Sì. Se la inclini un po', senti che è pesante, più di quella lì. Sì. Se la provi a piegare un po' per tenerla stretta, fai più fatica che con quella. Cioè si sente che il peso è più in alto. Sì, dicono che è il serbatoio, che tipo KTM ha fatto il serbatoio un po' più basso per dire, qua è molto alto, ora è anche piena, eh. Hanno fatto anche questa cagata. Guarda come è alto il motore. Sì. C'è una spanna tra il lenzuolo e il motore. Poco motore rispetto a quello. Sì, il motore cioè ti manca. Senti proprio che manca. In curva secondo me questa è più facile, passatemi il termine. Si sentono di più, da più da fare negli avvallamenti, nelle imperfezioni della strada, le sospensioni della Tenere mi piacciono 20.000 volte di più. Questa, quando imposti la curva, è su un binario, cioè viene bene quell'inclinazione lì di curva. Si sente che saltella molto in mezzo a questi buchi qua, così qui la Tenere in questi punti fa delle robe impressionanti che non ho mai sentito su nessun'altra moto. In scalata forse mi piace di più questa che quella lì, anche rispetto alla Tracer mi piace di più in scalata questa. In emissione invece è molto meglio la Tracer. Quindi se dovessi scegliere, voto cambio, dice la Tracer. Questa ha tutto un altro motore. Come la... cavalli alti, Nere? Il motore per me è la più grande pecca. Ma infatti forse te la godi in enduro, che magari non ti serve tutto il motore. Sì. Perché è leggerina. 73. Figa, sono 20 cavalli. Eh, 20 cavalli, poi soprattutto questi 20 cavalli. Perché dici, da 160 a 180 magari. Sì, no, esatto. Questa qua, da viaggio, ovviamente, 20 spanne sopra, come comodità, come... Sì. Poi, in percorrenza curva, mi piace molto. Poi, a metà curva, dici, voglio stringere, stringi. Questa è più, come anche l'R1, anche la Tracer, è più impostata. Cioè, tu la imposti la curva e te la senti bella sui binari, il manubrio è, bello, è già bello saldo dritto da solo. Lì il manubrio è più ballerino, è più, puoi un po' chiuderlo, un po' aprirlo. La percorrenza lì forse è vero, la puoi, cioè
se in percorrenza di curva hai una lattina da schivare, col tenere fai meglio. Che è più bassa tutta, più bassa di sella, ma è più bassa tutta, quindi probabilmente nell'enduro non va bene come quella là, però in strada se la cava abbastanza bene. Anche tu tocchi meglio su questa? Sì, 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 quella là, più bassa. Quella lì è la versione Explorer, che è la più bassa che fanno di Tenere, che è già abbassata dietro, e le Kayaba te la vendono che sono già un po' infilate. Sì. E nonostante sia la più bassa in assoluto, è lo stesso altina, Sì. Sì, sì. Io, cioè, ho 20 centimetri da terra. Sì, là è bella alzata. Ne è una trentina. Peccato, perché se avessero messo il motore giù e i pesi meglio, sarebbe la mia moto adesso. Mm. Cioè, io avrei preso quella. Ciao amici, questa è solo una piccola parte di quello che ho vissuto con questo Tenere. Infatti l'ho avuta per 800 km, ho fatto un sacco di cose. Quindi se volete vedere come se la cavo in off-road, cosa ne pensano i miei amici, guardate gli altri video. Sono molto contento di come è venuta questa serie, quindi non perdetevela. C'è anche tutta una parte di motovlog molto carina, ed ecco un piccolo spoiler della prossima moto sulla quale faremo una recensione.